L'imperatrice austriaca Sissi è diventata un celebre personaggio cinematografico molti anni dopo la sua morte. Si è rifiutata di interpretare un ruolo che non voleva. L'imperatrice Elisabetta d'Austria. Quanto della sua vita appartiene alla leggenda e quanto è storia? L'anima necessita di una dimora. Era parte del popolo? Molte grazie. Non le importava molto del parere altrui. Elisabetta! Francesco, mio caro. Era una moglie felice? Era probabilmente facile innamorarsene, ma difficile rimanerle accanto. Sissi, imperatrice d'Austria. Chi fosse veramente rimane un mistero. Rimandate a domani, maestà. È in arrivo una tempesta. Più violenta sarà, meglio è. Vostra maestà, vi prego. Costas ha navigato questi mari per 40 anni. Se dice che è pericoloso, allora... Trovate qualcun altro. Credo che abbiate paura, Varsberg. Sua maestà insiste per partire. Deve essere oggi. Ci sono le scogliere. È un suicidio navigare con questa tempesta. Quanto pagherebbe l'imperatrice? 20 dracme. Sei pazzo! Nessuno salperà oggi! Sei in cerca di guai! Vuoi che l'imperatrice d'Austria anneghi? Così verremo puniti! Se hai paura, la porterò io! Sei un pazzo! Questa è anche la mia barca. Posso fare quello che voglio. Mi porterete? Vi prego. Certo, vostra maestà. Molte grazie. L'imperatrice Elisabetta d'Austria nei suoi ultimi anni. È la sovrana di un impero che le sembra possa crollare da un momento all'altro. È una donna forte che ama il pericolo. Alcuni sono affascinati dall'imperatrice, altri la trovano esasperante. È molto diversa dall'Elisabetta che anni dopo diverrà personaggio di culto per milioni di persone. Questa è la Sissi presentata al mondo nei film con Romy Schneider. Una bellissima giovane donna che sposa l'imperatore austriaco dopo una storia d'amore vorticosa, che si ribella all'etichetta della corte e che alla fine riconcilia l'imperatore con i suoi sudditi. Quanto di tutto ciò è vero? Ha trascorso la sua vita alla ricerca di un significato, era irrequieta. È un personaggio egocentrico, estremamente moderno. Deve rappresentare la corte imperiale, nonostante non sopporti l'etichetta, la monarchia e la sua stessa posizione. Guida il popolo, ma poi lo delude. Ogni singolo aspetto della sua vita è l'esatto contrario di come viene rappresentata nei film di Ernst Marischka. Perfino i suoi contemporanei hanno idee discordanti sull'imperatrice. Tra di loro c'è il barone Alexander von Varsberg, un diplomatico austriaco che accompagnò Elisabetta in Grecia. Ignaro di quanto la sua vita si legherà a quella dell'imperatrice in un tragico destino. Varsberg è quasi del tutto dimenticato. Ma Robert Holzschuh ha studiato la storia della sua vita e ha esaminato più di 2000 lettere in gran parte inedite tra Varsberg e i suoi amici. Molti estratti rivelano quanto fosse vicino a Elisabetta. Non posso resistere a questa donna. È molto diversa dalla percezione che il popolo ha di lei. È uno spirito forte e indipendente. Ora sta attraversando il Mar Ionio con lei. Ho avuto conversazioni lunghe e intime con lei. Non ci sono più differenze di ceto tra di noi.
Ammiro la vostra forza di spirito. Tutti i miei pensieri sono per voi. Sua Maestà ha pianto lacrime amare per la morte del barone Alexander. Mi sono sacrificato per l'imperatrice. È il più grande mistero nella vita di Elisabetta. I due erano in realtà la coppia ideale. Rappresentavano una combinazione rara. Due persone che vivevano in un mondo molto diverso da quello reale. Ed è per questo che entrambi hanno trovato la vita così stimolante. Warsberg ed Elisabetta si incontrano per la prima volta nel 1885 sull'isola greca di Corfù, una destinazione turistica in voga tra gli austriaci benestanti. Il loro primo incontro è tutt'altro che promettente. Il barone prende subito in antipatia la allora 47enne imperatrice. Borbottò con aria cupa, se non maleducata. L'ho trovata brutta, vecchia, sgradevole, mal vestita e ho avuto l'impressione che davanti a me ci fosse una donna pazza piuttosto che una sciocca. In realtà mi rattristò. Tuttavia, Elisabetta e Warsberg condividono la passione per la Grecia. Stanca dello stile di vita cupo e restrittivo del suo impero, Elisabetta spera di trovare il suo ideale umano, moderno e avanzato tra le figure mitologiche greche e nelle vite semplici di agricoltori e pescatori. Warsberg organizza numerosi viaggi per lei e i due si avvicinano. Nel 1888, sull'isola di Corfù, Elisabetta prende una decisione che rimarrà nella storia. Warsberg! Warsberg! Vostra Maestà! Quando ero in mezzo al mare, ho avuto un'idea. La mia corte non sarà più a Vienna, sarà qui. Perché mi guardate così? Io farò costruire un castello da fiaba. Un palazzo con colonne e giardini pensili, lontano da occhi indiscreti. Un luogo maestoso e sacro. E voi, mio caro Warsberg, mi aiuterete. Vostra Maestà, non sono un architetto. Voi capite l'animo greco. Per me è abbastanza. Farete in modo che questo accada. Lo faremo insieme. Era probabilmente una donna affascinante. Ha avuto un effetto particolare sulle persone che la circondavano e deve essere stata incantevole. Si potrebbe dire che era facile innamorarsi di una donna così, ma sicuramente era difficile rimanerle accanto. Alexander von Warsberg è eccitato dall'idea di Elisabetta di costruire un palazzo in Grecia. Il diplomatico 52enne è un sognatore che ha intrapreso molti progetti nel corso della sua vita, ma spesso ha anche fallito. Un crollo del mercato azionario gli era costato la fortuna della sua famiglia. Elisabetta non è a conoscenza del fatto che Warsberg ha sofferto di malattie polmonari croniche per decenni e che è stato spesso vicino alla morte. Qualsiasi sforzo può peggiorare le sue condizioni. Sperava di entrare nella storia. Era ambizioso e voleva che il palazzo che aveva costruito fosse un monumento alla sua esistenza per l'eternità. Si dice che la grotta di Calipso sia il più bello dei luoghi dell'antichità classica. Ed è per questo che ho pensato che potremmo... Molte grazie. È sorda e stupida. Vive nell'ultima casa lassù. Vedete? Persone semplici, contadini, pescatori, le persone comuni mi danno più di quanto io potrei mai dare loro. Come stavo dicendo, Vostra Maestà, si dice che la grotta di Calipso... La giovinezza di Elisabetta termina all'età di 15 anni. Prima di allora aveva trascorso la sua vita nel lusso. Castello di Possenhofen sul lago di Starnberg in Baviera, dove Elisabetta trascorre le sue estati.
Sissi, come la chiamavano i suoi fratelli, fa parte di un ramo di una famiglia aristocratica, ma politicamente irrilevante, i Wittelsbach. A 15 anni diventa inaspettatamente un personaggio pubblico. Durante una visita di famiglia a Bad Ischl, viene presentata a suo cugino Francesco Giuseppe, l'imperatore austriaco di 23 anni. Francesco Giuseppe si innamora immediatamente di Sissi e le propone di sposarsi solo pochi giorni dopo. Elisabetta era in realtà una ragazza timida e malinconica. Non era affatto una giovane donna felice, spensierata e libera. Piuttosto era una ragazza molto seria. Questo certamente è ciò che ha attratto Francesco Giuseppe. Indubbiamente aveva delle aspettative e dei sogni rispetto al fidanzamento, soprattutto perché si era fidanzata prima di sua sorella maggiore. Elisabetta si domandava: «Oh mio Dio, sarò in grado di amarlo? Accetterei di sposarlo se solo lui non fosse l'imperatore?» E sua madre e sua zia, Ludovica e Sofia, le hanno detto: «Non puoi rifiutare la proposta dell'imperatore d'Austria». E così è stato. Elisabetta diventa imperatrice di un impero in crisi. L'impero asburgico include molte nazioni e sopravvive con enorme difficoltà al fervore rivoluzionario che travolge l'Europa a metà del XIX secolo. Durante la rivoluzione del 1848, i cittadini vogliono la libertà e le nazioni l'indipendenza. Gli Asburgo usano una brutale repressione per mantenere il potere. Le truppe russe contribuiscono a soffocare la rivolta in Ungheria. Poco prima del suo fidanzamento con Elisabetta, Francesco Giuseppe era scampato a un attentato da parte di un nazionalista ungherese. C'era un'atmosfera sgradevole nel paese. Francesco Giuseppe veniva definito come il giovane impulsivo imperatore. Già a quell'epoca l'opinione pubblica era molto importante. E cosa poteva rappresentare una distrazione dai problemi politici più dei titoli di stampa positivi? E il metodo migliore per ottenerli era quello di organizzare un matrimonio da favola. La giovane imperatrice deve essere ammirata e amata dalla gente. La folla esulta quando la sposa entra con la carrozza a Vienna, la capitale dell'impero. Per Sissi, che era solo una timida ragazza di campagna, fu un'esperienza poco piacevole. Lei e sua madre furono condotte per le strade tra due ali di persone. Alcune erano salite sui tetti o sugli alberi per assistere al passaggio della carrozza. La gente osservava e applaudiva, il che la metteva terribilmente a disagio. La responsabilità più importante di un'imperatrice è quella di mettere al mondo degli eredi il prima possibile. Elisabetta sente la pressione già dalla prima notte di nozze. Certamente sarà stato molto imbarazzante per una donna così giovane che tutta l'intera corte sapesse esattamente cosa stesse accadendo. Anche sua madre e sua suocera chiedevano con apparente discrezione ogni mattina: «Allora, com'è andata stanotte? È già successo?» Nel Medioevo le ragazze si sposavano all'età di 12 anni. 15 era già un progresso e il fatto che l'imperatore avesse aspettato 3 notti per consumare il matrimonio era stato un gesto molto gentile da parte sua. Si comportava in modo lodevole. Tuttavia, per come viene interpretato ai giorni d'oggi, è stato uno stupro all'interno di un matrimonio combinato. Lei non lo amava e lui non poteva soddisfarla. Voglio una casa per la mia anima. Un castello magico, circondato da alberi misteriosi, protetto da grandi muse di pietra. E dentro voglio un tempio per lui. Per chi? Achille, il marito della mia anima. Ripetete quei versi, Varsberg. Sono magici. Cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte anzitempo all'orco generoso. Achille è l'idolo di Elisabetta, ora cinquantenne, che parla del grande eroe della mitologia greca con un trasporto quasi sessuale. Si riferisce ad Achille come a suo marito nelle poesie e sogna di incontrarlo nella natura selvaggia o in mare.
era forte e ribelle. Il re, le tradizioni e le folle non avevano alcuna importanza per lui. Ha vissuto solo per i suoi ideali. Vostra maestà, chiamiamo il palazzo Achilleion. Achille è un semidio, quindi è una persona, è un Zerissener, un dilacerato. Elisabetta è così, è un semidio, è un'imperatrice, ma è una donna. Achille è odiato da tutti e odia tutti, sfida gli dei, sfida gli uomini, non ha niente da perdere ed è capace di una cattiveria immensa. Una persona contro il mondo. Elisabetta trascorre la sua vita in un clima di guerra con la corte imperiale di Vienna, con delusione e amarezza da entrambe le parti. Molti membri della corte pensano che Elisabetta sia stata una scelta sbagliata come imperatrice. Sebbene sia un'aristocratica, non è un membro di una dinastia regnante. I membri della corte presto si resero conto che non era all'altezza del ruolo di imperatrice, non avendo rispetto per i protocolli imperiali. Li trovava noiosi e irritanti. Non aveva alcun piacere ad adempiere alle sue responsabilità e lo faceva sciattamente. Questo la rese impopolare. Come imperatrice, Elisabetta era probabilmente la donna più importante d'Europa. Era sua responsabilità rappresentare una potenza mondiale al fianco del marito e mettere al mondo degli eredi. E naturalmente ha dovuto seguire l'etichetta della corte e le regole della politica e della diplomazia. Tuttavia, Elisabetta proveniva da un ambiente bavarese molto liberale. Crescendo, ha goduto di un'autonomia insolita per quei tempi. Suo padre era un domatore di cavalli e gestiva un cabaret. Era un mondo completamente diverso ed era abituata a comportarsi come voleva. La madre di Francesco Giuseppe è considerata la severa protettrice della corte. L'arciduchessa Sofia è anche la zia di Elisabetta. Anni dopo, Sissi si lamenta con persone fidate per il comportamento opprimente di sua suocera, ma recenti ricerche dipingono un quadro più positivo della figura di Sofia. Elisabetta è anche infuriata per le numerose voci che girano sul suo conto e che la seguono fino a Corfù. Andiamo, Warsberg. Non dovrei. Cosa c'è? Maestà, fidatevi di me, sono il vostro servitore. E allora? Le persone parlano. Di cosa? Le nostre passeggiate sono state notate. Ora una gita in barca, solo noi due. Io vengo paragonato al soldato che va a letto con la regina di Svezia, lo so bene. Dio, alla gente manca l'immaginazione. Mi hanno accusata di così tante relazioni. Fate come volete, ma non lasciate che venga scritto. Questo è quello che mi hanno detto quando ero una giovane donna. A voi importa quello che dicono? No. Ma queste attenzioni possono causare problemi. Non dovete ferirmi, Warsberg. Sono stata ferita troppo spesso. Non credereste alle storie che la gente racconta su di me. Che ignoro le mie responsabilità e che ho poco amore per i miei figli. E questo viene detto con apparente educazione e falsa gentilezza. Voi non sapete cosa vuol dire. Adesso andiamo. All'età di 19 anni, Elisabetta ha svolto solo in parte il suo compito più importante. Finora non ha dato alla luce un erede al trono, anche se ha avuto due figlie, Sofia e Gisella. Ma le cose peggiorano. Contro il parere di sua suocera e contro tutte le abitudini della corte, Elisabetta insiste nel portare le due figlie con sé in un viaggio in Ungheria. Sofia, la figlia di 3 anni, si ammala durante il viaggio e muore. Penso che questo sia stato l'evento più doloroso nel matrimonio di Elisabetta e Francesco Giuseppe. I due non l'hanno mai superato.
Anche dopo la morte dell'imperatrice Elisabetta, l'imperatore continuò a parlare della bambina. Non si sono mai aiutati a vicenda per elaborare il lutto. Non comunicavano tra di loro, tantomeno ne parlavano. Lei era probabilmente tormentata dal senso di colpa. Dopo la morte della figlia Sofia, il matrimonio della giovane coppia imperiale è in crisi. Francesco Giuseppe si immerge nel suo lavoro e si vocifera di sue probabili relazioni. Elisabetta cade in una profonda depressione. La nascita del terzo figlio non migliora di molto la situazione, anche se si tratta del tanto atteso erede maschio, Rodolfo. Anche i problemi dell'impero incombono. L'imperatore è impegnato in una guerra contro il Movimento per l'Indipendenza italiano e l'Austria, infine, si trova costretta a rinunciare alla Lombardia, la regione più ricca dell'impero. Decine di migliaia di soldati muoiono sul campo. Nella battaglia di Solferino, l'imperatore stesso assume il comando delle truppe e viene brutalmente sconfitto. Francesco Giuseppe diventa estremamente impopolare. È in questi momenti che l'imperatrice dovrebbe visitare i feriti in battaglia e apparire in pubblico per infondere speranza e mantenere l'unità. Questo è esattamente ciò che Elisabetta ha rifiutato di fare. Per tutta la vita ha rifiutato di recitare un ruolo che non voleva interpretare. Questo era un ruolo che non le interessava. Francesco Giuseppe le inviava lettere pregandola e supplicandola di mostrarsi in pubblico, ma semplicemente non era nella sua indole farlo. Durante questo periodo di crisi, a Elisabetta viene diagnosticata un'infezione polmonare e per guarire trascorre quasi 2 anni in climi più miti. All'epoca, sintomi come questi erano spesso utilizzati dalle donne come alibi, una forma di ribellione. Così si rifiutavano anche di concedersi a rapporti sessuali con i loro mariti. Era uno stratagemma diffuso. Serviva per prendere le distanze. I suoi viaggi la portano a Madeira e poi, per la prima volta, a Corfù. Licenzia le dame di compagnia che non le piacciono, diventa sempre più indipendente e scopre il potere che ha sugli uomini. Quando torna in Austria è una persona diversa. La ragazza spaventata e malata è diventata una donna bella e sicura di sé. Elisabetta ha usato principalmente la sua bellezza per mantenere l'indipendenza. Ritornò alla corte imperiale di Vienna, ma essenzialmente diede a suo marito un ultimatum. Ritornerò, ma soltanto se in futuro potrò fare quello che voglio. Corfù. Circa 25 anni dopo, Elisabetta continua ad esercitare il suo fascino sulle persone che ritiene possano far parte della sua cerchia ristretta. Tra queste c'è Alexander von Warsberg. Riuscite a vedere le Pleiadi, maestà? Le 7 stelle laggiù. Una volta erano ninfe. Un cacciatore ha cercato di violarle. Gli dei le hanno trasformate in stelle. Ma esiste anche una versione secondo la quale si sarebbero suicidate. Le stelle sarebbero dei cadaveri. Voi pensate spesso alla morte? Ero molto, molto malato anni fa, ma adesso, grazie a Dio, è passata. Ho scelto la mia tomba oggi. Lì su Agia Kiriaki, sotto i cipressi. Mi piangeranno molto di più dei miei sudditi, ne sono certa. O annegherò in mare. Il popolo adora la sua imperatrice. Oh, Warsberg, spesso mi parlate come un cortigiano. Vi ho osservato, Warsberg. Siamo anime gemelle, voi ed io. E ogni onda non fa che sussurrarmi: vieni a sdraiarti sul mio fresco fondale marino. Il tuo corpo stanco riposi in pace. La tua anima libera si innalzerà.
datemi la mano. Vostra Maestà. Prendete. Questo è un dono dell'eterno mare. La morte, la tristezza del mondo e la misteriosa bellezza dei mari. Questi sono i temi principali delle poesie che Elisabetta scrive nei suoi diari negli anni successivi. L'imperatrice si sente profondamente incompresa dai suoi contemporanei e dedica idealmente i suoi diari alle anime future. Fa stampare i suoi scritti, ma fa di tutto per assicurarsi che non vengano letti se non molti anni dopo la sua morte. Numerose poesie ridicolizzano la politica del suo tempo e la decadenza della famiglia imperiale. Una cosa che non ha mai fatto è andare al di là delle apparenze. Perché gli altri sono così? Perché sono così smarriti? Perché sono così affranti? Era in fin dei conti una forma di sconforto causata dalla ricchezza. Non avevano obiettivi, ma lei non applicava queste critiche a se stessa e dunque non diceva: anche io faccio parte di questa desolazione, neanche io ho obiettivi. Alcuni dei riferimenti nella sua poesia rimangono abbastanza incomprensibili. Appare anche una figura misteriosa chiamata Arvid, ma chi fosse questo Arvid non è mai stato chiarito. L'autore Robert Holzschuh ha confrontato le poesie con delle lettere scritte ad Alexander von Warsberg e ha scoperto dei parallelismi. Tutto questo fa pensare che Arvid sia in realtà Alexander Warsberg e mette in luce quali furono gli sviluppi della loro amicizia. Infatti, quel periodo rappresenta l'apice del loro rapporto. Era la più stretta di tutte le amicizie. Ogni poesia contiene momenti di gioia seguiti da una profonda tristezza. In fondo sapeva benissimo che lui stava morendo. Warsberg lascia Corfù dopo essersi assicurato che l'imperatrice lo avrebbe nominato direttore artistico del progetto di costruzione del palazzo. Elisabetta ritorna dal suo viaggio in Grecia con un insolito souvenir, un tatuaggio sulla spalla sinistra. Mi piacerebbe sapere chi l'ha fatto. Era insolito e volgare. E lei deve averne apprezzato la volgarità. Anche suo padre aveva una passione per le cose volgari. Trovo tutto questo molto affascinante. Elisabetta ritorna a Trieste, all'epoca parte dell'Austria. Al castello di Miramare racconta a suo marito, l'imperatore Francesco Giuseppe, i suoi piani per Corfù. Dopotutto sarà lui a dover finanziare il progetto del palazzo Achilleion. Vostra Altezza, posso far entrare Sua Maestà l'imperatore? Certamente. Prego, Maestà, si accomoda. Elisabetta! Francesco, mio caro. Siamo così contenti che siate tornata. Tutta la famiglia ha sentito la vostra mancanza. Ditemi, è tutto vero? È vero che vi è stata incisa una nave sulla spalla? Mi sono fatta tatuare un'ancora. Oh, un'ancora. E quell'altra cosa? La residenza a Corfù. Sarà una residenza in stile romano. In stile romano. E la villa Hermes a Vienna non vi piace più? La mia anima desidera una casa e non può essere in un parco pieno di animali. Questo verrà a costare milioni di franchi d'oro. La villa includerà anche un appartamento per l'imperatore. Non dovrete accontentarvi di mobili greci. L'imperatrice d'Austria che abbandona il paese. Cos'altro dobbiamo aspettarci? Vorrete anche prendere la cittadinanza greca? Forse. I due erano molto diversi. Lui, un burocrate scrupoloso. Lei, una sognatrice. Lui diceva sempre che lei aveva la testa tra le nuvole e non sapeva proprio come gestirla.
Erano sempre stati differenti, ma credo che si amassero. Semplicemente non potevano essere felici insieme. Aveva una personalità un po' narcisista. Era una donna brillante, ma era anche terribilmente distante. Francesco Giuseppe l'ha amata per tutta la vita, proprio perché non riusciva mai ad averla davvero. Elisabetta non vuole rinunciare ai suoi progetti. Invita Alexander von Warsberg al castello di Miramare e organizza una cena con l'imperatore. Da quanto tempo siete il nostro console a Venezia? 1 anno e mezzo. E qual è l'opinione pubblica sull'Austria? Ora è buona. Certo, poco dopo aver perso il Veneto, la gente era in preda a una passione per l'Italia. Ma ora ho l'impressione che molte persone sperino in un ritorno della nostra efficiente amministrazione austriaca. Il barone Warsberg è stato console a Corfù. Ricordate? Sì, sì. Certamente. È il principale esperto austriaco della Grecia. E ora siete stato inviato a Venezia. La popolazione si è sempre comportata bene. Ci siamo stati in visita quando eravamo giovani. La bellezza dell'imperatrice ha lasciato un piacevole ricordo. Come succede ora con i greci. Ma l'aristocrazia era gelida. E ora il barone von Warsberg avrà molte responsabilità. Sì, sì. Capisco i vostri affari in Grecia. Sì. Suppongo che il nostro Ministero degli Esteri dovrà trovare una soluzione per giustificare la vostra assenza. Questa ben poco entusiastica approvazione è in fondo quello che l'imperatrice Elisabetta chiede. Warsberg viene immediatamente incaricato di progettare e costruire il palazzo di Corfù. Lei è determinata, è testarda. Suo marito è l'imperatore d'Austria. È quindi nella posizione ideale per esercitare anche un'influenza politica. Tuttavia, quanto è davvero interessata alla politica Elisabetta? Un'area in cui lascia il proprio segno è il Regno di Ungheria. Confinante con l'Austria, costituisce quasi metà del territorio dell'Impero Asburgico quando scoppia la rivoluzione del 1848. La rivoluzione viene brutalmente repressa e l'Austria rafforza la sua influenza sul regno. Gli ungheresi rispondono con la resistenza passiva. 2 decenni dopo, e in seguito a diverse sconfitte militari, Francesco Giuseppe si ritrova notevolmente indebolito. Entra in trattative per ricevere supporto dall'Ungheria. I leader magiari sono consapevoli della debolezza dell'imperatore e pretendono l'autonomia. L'ex rivoluzionario e noto seduttore Graf Jul Andrássy tenta di avvicinarsi all'imperatrice. Sa che Elisabetta ha una passione per l'Ungheria. Il primo dei film su Elisabetta, film muto realizzato nel 1921, mostra l'imperatrice circondata da fieri aristocratici ungheresi e un Francesco Giuseppe che non è disposto a negoziare con i rivoluzionari. Elisabetta assume donne magiare con l'intento di imparare rapidamente la loro lingua. Elisabetta vede nell'Ungheria prima di tutto un posto in cui si parla una lingua che tutti gli altri non capiscono. Quindi, essendo una persona che non ama gli altri, deve subito parlare quella lingua in modo che gli altri non capiscono quello che lei dice. Quindi l'Ungheria, in realtà, più che una scelta politica, è un dispetto. Dobbiamo immaginare che i nobili ungheresi indossavano pellicce di tigre durante le visite ufficiali. All'epoca era considerato molto elegante. Ora sicuramente sarebbe vietato. L'Ungheria deve aver suscitato un grande fascino. Uno di questi nobili vestiti con la pelliccia è Andrássy. Tra i due nasce una grande amicizia e a corte si vocifera di una possibile relazione, storia che si sarebbe ripetuta anni dopo con Warsberg. L'imperatrice Elisabetta aveva relazioni al di fuori del matrimonio? Era innamorata dell'amore, o meglio, della sensazione di essere innamorata. Elisabetta voleva essere ammirata e adorata. Penso che l'amore che provava Elisabetta per Andrássy fosse su un piano spirituale superiore.
su un livello quasi fantastico, molto romantico. Un livello nel quale non c'era assolutamente spazio per l'amore fisico, per il sesso. Elisabetta fa pressione sul marito, riluttante a negoziare con Andrassy. Il risultato è un compromesso epocale, la duplice monarchia Austria-Ungheria, un impero con due parlamenti e due governi, ma con un unico capo di Stato. Elisabetta e Francesco Giuseppe si recano alla loro incoronazione come re e regina d'Ungheria nella loro carrozza. Solo 20 anni prima, in Ungheria, l'imperatore era stato definito macellaio e ora invece, grazie agli sforzi di Elisabetta, viene celebrato. Poco dopo nasce la loro quarta figlia, Maria Valeria, che Elisabetta spera di crescere come un ungherese. Elisabetta ora ha 30 anni. Ammirata da tutti, è al culmine della sua popolarità e del suo potere. È considerata una delle donne più affascinanti del tempo. Un aspetto piuttosto moderno di Sissi è che fu la prima grande regina della moda del XIX secolo. Si contraddistingue grazie al suo aspetto. I suoi capelli lunghi fino al ginocchio suscitano una particolare attenzione. Solo una persona può prendersene cura, Fanny Feifalik, acconciatrice presso il Teatro Imperiale di Vienna. Era solita trascorrere 4 ore al giorno studiando nuovi modi per realizzare, con i suoi lunghi capelli, incredibili pettinature, che in futuro vennero copiate in tutta Europa. E poi c'era il cosiddetto vitino di Vespa viennese, anch'esso inventato da Sissi. È incredibile il fatto che il punto vita dell'imperatrice abbia sempre misurato solo 50 centimetri, risultato di corsetti e diete rigorose. I pochi abiti di Elisabetta ancora esistenti rivelano sia la sua passione per la bellezza sia l'abilità degli stilisti del tempo. Elisabetta vuole essere considerata la donna più bella dell'epoca, ma evita l'attenzione del pubblico. Ha sempre detestato l'idea di essere fissata, sebbene amasse l'ammirazione. Era molto attenta nel mostrarsi in pubblico. Lo faceva solo quando era assolutamente certa che il suo aspetto fosse perfetto. Lo faceva principalmente per un appagamento personale. In effetti, quasi tutto quello che faceva era incentrato su se stessa. Non le importava molto degli altri. Vuole essere perfetta in tutto ciò che fa, dal suo aspetto agli sport equestri, di cui è molto appassionata. Ha una spiccata passione per la tipica caccia a cavallo anglosassone. Essendo stata educata fin da giovane all'amore per i cavalli, a metà degli anni 30 spera di diventare una delle più grandi cacciatrici a cavallo d'Europa. Per circa un decennio vive la vita all'insegna del pericolo, proprio come un atleta di alto livello. I cortigiani che l'accompagnavano erano spaventati. Le persone spesso morivano durante queste cacce e molti rimanevano feriti. Lei è stata una delle poche persone ad uscirne indenne. Era una vera professionista, pur essendo una donna, quindi costretta a cavalcare all'Amazzone. Che tastron, megaliotati. Che tastron. Quando Elisabetta compie 50 anni, la sua passione per lo sport viene sostituita da quella per la Grecia. Echa millose, megaliotati. Emma hillose. Echa millose, megaliotati. L'imperatrice, determinata a lasciare l'Austria, trascorre diverse ore al giorno ad imparare il greco. Nel 1889 i suoi piani furono interrotti da un evento che scosse nel profondo Elisabetta, la casa degli Asburgo e l'intero impero. E faristò. Tu cu più. Vostra Maestà. Cosa c'è? Il barone Nopcia è qui. Può aspettare. È importante. Che torni più tardi. Porta notizie urgenti da Sua Altezza Imperiale, il principe erede. Notizie cattive. Efaristo Thermoyannis.
Il principe erede Rodolfo, unico figlio maschio di Elisabetta, si è suicidato nella residenza di caccia imperiale di Meierling. Anche la sua compagna, Maria Vezzera, è morta, probabilmente per mano sua. Dio onnipotente è mostruoso. Quando porta distruzione, come un uragano. Come molti all'epoca, Elisabetta crede nello spiritismo. Spera di potersi avvicinare nuovamente al figlio defunto sepolto all'interno della cripta dei Cappuccini di Vienna. Oh Signore, ti prego, permetti a Rodolfo di mandarmi un segno. Qualsiasi cosa. La tragedia avvenne a Meierling, a pochi chilometri da Vienna. La residenza di caccia venne in seguito sostituita da un monastero. Il suicidio di Rodolfo viene interpretato come il simbolo della crisi che colpisce la famiglia imperiale e l'impero tutto. Da una parte c'è il successo economico e l'apparente splendore, dall'altra una profonda frattura. L'accordo con l'Ungheria ha risolto un problema, ma le altre nazioni rimangono irrequiete. Si presentano sempre più frequentemente duri conflitti. L'anziano Francesco Giuseppe sembra essere l'unico che tiene unito l'impero. Elisabetta era ben consapevole che Francesco Giuseppe era l'ultima speranza per l'impero, l'unico in grado di risolvere i molti problemi esistenti. Aveva anche detto a sua figlia che la vita in Austria sarebbe diventata difficile dopo la morte dell'imperatore e per questo motivo aveva spostato gran parte delle sue fortune al di fuori del paese. Tuttavia, non si preoccupò affatto di allertare Francesco Giuseppe riguardo i problemi che aveva immaginato. Non ne parlò con lui, né fece alcuno sforzo per intervenire politicamente. Fa convergere tutte le sue attenzioni sul palazzo greco, l'Achilleion, per assicurarsi che venga terminato nei tempi previsti. Alexander von Warsberg si reca quindi a Corfù per cercare di acquistare in fretta il terreno di cui ha bisogno. No. 5.000 dracme sono decisamente tante. Questo terreno è pregno di sudore e sangue dei nostri antenati. Al vicino ne hanno offerte 10.000 e ha rifiutato. E allora mi dica quanto vuole. 30.000. Non una dracma di meno. Smetta di giocare. Questa è estorsione. Non capisce che il terreno è per l'imperatrice d'Austria? Porterà grande ricchezza in tutta l'isola. Abbiamo i mezzi per obbligarla. Il ministro degli esteri è già intervenuto ad Atene. Warsberg si rende conto di dover fare in fretta. Costruire l'Achilleion è un'impresa monumentale. La sua infezione polmonare peggiora durante la fase di progettazione. Bisognava costruire un porto. Bisognava portare l'elettricità. Quindi venne realizzata una piccola centrale elettrica. C'erano così tanti compiti da svolgere che lui, in tempi migliori, avrebbe potuto affrontare senza problemi. Ora, invece, avrebbe avuto bisogno di un aiuto esterno. Eppure, sorprendentemente, l'imperatrice non gli fornì alcun supporto. Non le interessavano i dettagli. L'imperatrice richiede la presenza di Warsberg ed egli si reca faticosamente a Budapest. I due si incontrano al castello per l'ultima volta. È un incontro che entrambi hanno atteso con impazienza. L'Achilleion sta diventando realtà. Qui c'è la grande scalinata con la pittura di Achille che trascina Ettore morto intorno a Troia. Lì c'è il posto per la statua dell'eroe morente. Più in basso, ai piedi delle scale,
si trova all'ingresso della grotta di Calypso. Cosa vi succede? Niente, maestà, assolutamente niente. Va tutto bene. L'architetto, questo è qualcosa che vostra maestà dovrebbe sapere, è un italiano. Varsberg! Dovete riposare, Varsberg. Fatemi questo favore. Avete fatto già abbastanza. Vostra maestà, no. Io vedrò Lucky Lion terminato fino alla fine. Varsberg torna a Venezia, dove mantiene l'incarico di console dell'Austria-Ungheria. Sarà il suo ultimo viaggio. Le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno. Elisabetta invia un telegramma. Ammiro la vostra forza di spirito. Tutti i miei pensieri sono con voi. Il progetto della Killeion viene inviato a Vienna e i lavori di costruzione continuano. Sperava che l'imperatrice gli avrebbe inviato il suo medico personale, ma era ormai troppo tardi. Tre anni dopo la morte di Varsberg, il palazzo è finalmente completato. Dispone di 128 camere e tutte le comodità moderne dell'epoca. È un sogno divenuto realtà. I dipinti murali, le statue e le decorazioni rispecchiano l'amore di Elisabetta per lo stile di vita mediterraneo e le sue fantasie. È finito. Credo di aver capito una cosa. I nostri sogni sono sempre migliori se non diventano realtà. Questo è tipico della sua irrequieta personalità. Nel momento in cui Lucky Lion fu completato, cessò di renderla felice. Trovava difficile rimanere nello stesso posto. Questo è un tema ricorrente in tutta la sua esistenza. Nessuno sa esattamente quanti soldi siano stati spesi per la costruzione del palazzo, ma i dati pubblicati ufficialmente sostengono che la costruzione sia costata 9 milioni di franchi d'oro, l'equivalente di 36 milioni di euro di oggi. È stata certamente una follia. Solamente una piccola parte di denaro fu recuperata quando alla fine fu venduto. Inizialmente Elisabetta sognava di essere seppellita su questa collina a Corfù, ma quella che sarebbe stata la sua futura casa spirituale, promessa dal suo amico Alexander von Varsberg, non venne mai realizzata. L'imperatrice è sempre irrequieta, fino alla morte. È felice solo quando viaggia e attraversa il Mediterraneo sul suo yacht di lusso, il Miramar. I suoi ultimi anni sono segnati dalla malinconia e dal desiderio di morte. I medici di corte le prescrivono un antidepressivo comunemente usato all'epoca, la cocaina, che è facilmente accessibile perché usata come medicina e persino sostenuta dal neurologo e psicanalista Sigmund Freud. La sua movimentata esistenza termina bruscamente nel 1898, quando Elisabetta viene assassinata a Ginevra. Anni dopo, un film muto riproduce l'avvenimento. Luigi Lucchini, giovane anarchico italiano, sembra inciamparle addosso mentre si dirige verso il traghetto. Solo poco dopo, una volta imbarcata, realizza di essere stata pugnalata.
muore all'età di 60 anni. Penso che fosse sicuramente un passo avanti rispetto ai suoi contemporanei, il che non deve essere necessariamente considerato un complimento. Ha mostrato diversi aspetti che ora considereremmo di tendenza. È una ribelle, quindi ci rispecchiamo in lei perché troppi corsetti, troppe costrizioni sono arrivati a noi dal passato. E forse siamo pronti per toglierci di dosso anche questi. Se fosse vissuta oggi, con tutte le sue capacità e il suo talento, avrebbe potuto ottenere molto più rispetto di quello che è riuscita ad ottenere durante la sua vita. Avrebbe potuto percorrere le passerelle di Milano come modella il lunedì e partire per la Spagna il martedì per prendere parte alla lotta per l'indipendenza catalana e così via. Nel frattempo avrebbe potuto realizzare un libro di poesia che sarebbe stato un fallimento, ma non le sarebbe importato. Oltre a partecipare a un torneo equestre e vincere il primo premio. Ecco come sarebbe stata la sua vita ai giorni d'oggi. Un gabbiano di nessun dove io sono. Nessun lido considero mia patria. Nessun luogo, nessun posto a sé mi lega. È di onda in onda, invece, che io volo.